Eccoci qua, stavamo sistemando il cellulare per fare pure la diretta Facebook di questa puntata che dedichiamo al dopo voto. Ieri c'è stato il referendum sul mare, per questo Marco Aragno sta ancora, diciamo, in Sì, abbigliamento in tenuta balneare. Eccolo qua, estiva, ve lo faccio vedere pure poco per voi, televisiva. amici di Facebook. Tanto è Ah, vero che non volevi mandarmi in diretta, lo no, no, possiamo dire. volevo diciamo, impedire in tutti i modi di mandarlo in diretta. Anche il nostro regista Andrea Setaro si è ribellato, però diciamo, alla fine di Aragno, eccolo qua, a noi ci interessa diciamo, più la testa che diciamo, le braccia, Il perciò resto del corpo. cercheremo di capire più quello che ha da dire che quello che ha da mostrare. Detto ciò, ieri il referendum non ha visto il raggiungimento del quorum. A mio avviso, lo dico subito, non è un referendum fallito. È un referendum che in ogni caso dà un segnale politico. Dopodiché Renzi ha detto delle cose importanti ieri sera, si è tolto un bel po' di sassolini dalla scarpa, no Marco? Assolutamente, è stato trasformato poi anche in un referendum sulla sua persona e sul suo governo e pare che almeno per il momento l'abbia vinto. E niente, perciò ne parliamo con voi in televisione tramite il WhatsApp, con il nostro tablet al 344 38 14 914, con voi su Facebook che ci state vedendo, che potete commentare in diretta. Già ci stanno tanti guardando: Salvatore Rinaldi, Pasquale De Laurentiis, Francesco De Bonis, Cristina Liguori che dalla redazione ci guarda, addirittura pure Molaro che ci guarda dalla redazione. Allora, il tema è questo: qual è l'esito di questo referendum, secondo voi? Che cosa è stato questo referendum? È stato un flop? È stato un referendum molto tecnico, secondo Francesco De Bonis? È stato, diciamo, un referendum che comunque dà un risultato politico? Diteci un po' la vostra. Io ieri ho postato, diciamo, una frase su Facebook, cui sono arrivati decine di insulti. In ogni caso, facciamo il punto della situazione come al solito con il graffio di Marco Aragno, che voi di Facebook non potete vedere, ma che vedranno i telespettatori da casa. Ha vinto Renzi, hanno vinto le trivelle, ma che? L'unico vero vincitore di questo referendum è l'astensionismo. In provincia di Napoli si è recato alle urne un elettore su quattro. In alcuni paesi dell'area nord, come Giugliano, uno su cinque. Sant'Antimo, fanalino di coda con una percentuale del solo 18%. Tirate le somme, poche, visto che di partecipazione democratica manco l'ombra, resta lo spazio per la dietrologia televisiva. Così, spogliando la consultazione referendaria dei sovrasignificati che la propaganda antirenziana gli vuole appiccicare, resta da capire perché l'astensione ha trionfato anche in questo referendum. I colpevoli possono essere tanti, disaffezione politica, certo, la stessa che ha ingrossato le file dell'astensione alle elezioni degli ultimi anni, la crisi dei partiti, pure, e mettiamoci anche la scarsa comunicazione istituzionale, tutta riassunta nei 13 minuti che il TG1 ha dedicato alla consultazione nella settimana precedente al voto. Ma forse, più di tutti, ha pesato l'eccessivo tecnicismo di una questione che esercita scarso appeal ed ha acquistato interesse agli occhi dei pochi votanti soltanto per lo scandalo Tempa Rossa e per il fascino anticapitalistico che il tema delle trivelle suscita nell'opinione pubblica. Peccato, il referendum poteva essere un'ottima occasione per gli italiani di dire la propria sulle strategie energetiche di questo paese, un modo per dettare una linea nell'agenda politica dei prossimi governi. Non sarà così. Piattaforme e trivelle ingombreranno le nostre coste ancora per i prossimi decenni e i petrolieri, ahi noi, a battere i pugni sui tavoli di Palazzo Chigi. Ecco qua, vedete come tra l'altro diciamo, io ho affidato tutta la cura della rete della trasmissione ad Aragno, lui mi ha fatto il titolo Vince l'astensionismo, cioè diciamo, vedete che già gli dà il suo punto di La vista, sua no? Aragno è lettura. andato a votare, logicamente avrà votato sì, io diciamo, invece non sono andato a votare. Cioè, riempitemi adesso di insulti anche su Facebook. Francesco De Bonis, io penso che molti hanno inteso il referendum come quello delle energie rinnovabili, invece non riguarda ciò. Salvatore Rinaldi invece ci dice: risultati politici da rilevare nessuno. Peccato che la formulazione del referendum stesso aveva al proprio interno alcune pecche politiche e legislative, a mio parere. Intanto ci stanno guardando anche altri amici. Tu come la Però vedi? emerge un dato, no? Sì. Anche dai commenti dei nostri telespettatori, la tecnicità del quesito referendario, che un po' ha spaventato
gli elettori e gli allontanati. È un quesito molto tecnico, a cui poi l'opinione pubblica, in particolare la propaganda antirenziana, ha cercato di attribuire anche dei significati politici. Ma resta il fatto che il quesito era tecnico. Io da giornalista e da elettore ho cercato anche di dare un significato politico in prospettiva, cioè capire come attraverso il referendum si potesse esprimere un orientamento sulle politiche energetiche di questo paese, cioè imprimere un indirizzo sulle politiche energetiche dell'Italia e quindi introdurre anche un elemento nuovo nelle agende dei prossimi governi. Vediamo, ci ha commentato l'amico Francesco Tagliola della Scafati, che ci dice: a Giugliano l'affluenza alle urne per il referendum popolare sullo stop alle trivellazioni in mare, una volta scadute le concessioni, è stata del 22,55%. Sottolineiamo questo. Pari a poco più di 20.000 elettori. Considerata, è lunghissimo però Francesco, considerata che c'è un repentino dietro fronte di gran parte del Consiglio regionale della Campania, che non ha sostenuto per nulla il referendum, seppure avesse richiesto il dato positivo, che a Giugliano ci sono 20.000 persone totalmente libere che sono andate a votare nonostante dei soliti amici li abbiano invitati a farlo, e a queste 20.000 e passa persone è legato il riscatto della nostra città. Perciò chi non ha votato che è un cattivo, secondo te, uno che deve essere depennato, che è una persona che non deve essere, diciamo, ritenuta, diciamo, una persona libera. Giuseppe scrive: l'orrore più grande è stato proprio questo, porre il referendum una sfida contro Renzi, se magari si pensava che era una sfida per il futuro forse andavano a votare più persone. Allora, che ne pensate? No? Voi anche da casa ci potete scrivere sul tablet al 344 38 14 914, diteci che ne pensate di questo referendum, che cosa ve ne è parso, dei risultati. Giovanni, ho una domanda per te. Sì, falla. All'interno poi del popolo degli astensionisti, sì, ci sono due categorie. Ci sì. sono diciamo i menefreghisti, sì, che a mio avviso sono la stragrande maggioranza, sì, e c'è chi poi si è rifiutato di andare a votare sulla base di una precisa e consapevole scelta anche politica. E credo che tu rientri in questo caso. Sì. Voglio sapere perché hai ritenuto giusto non partecipare alla consultazione referendaria? Che cosa ti ha trattenuto? Cioè, mi stai intervistando, mi stai intervistando. No, perché credo che tu possa interpretare poi anche il pensiero di tanti che non hanno partecipato al referendum per una scelta politica, per un orientamento preciso, e non per menefreghismo o disinteresse. Ma io non sono andato a votare, anche se condividevo alcune delle battaglie del fronte del sì, perché ho ritenuto che questo referendum fosse stato fin troppo strumentalizzato a fini politici, e non perché, diciamo, in questo momento non sia critico verso il governo Renzi, che anzi, diciamo, per il sud a mio avviso ha fatto ancora poco, ma perché fondamentalmente non penso che attraverso un referendum del genere si possa poi dar vita a un dissenso contro il governo. Cioè, mi spiego meglio: chi oggi voleva affossare il governo con questo referendum faceva un'operazione a mio avviso poco pulita politicamente, perché attraverso, voglio dire, un sentimento popolare di difesa giusta delle coste, del mare, di rispetto, voglio dire, per l'ambiente e soprattutto di un cambio di passo per le energie rinnovabili, si volevano poi loro attribuire questa vittoria, come poi, diciamo, hanno fatto, perché grandi leader politici delle opposizioni hanno stabilito che quei voti se erano voti loro, cioè ognuno, cioè, per questi voti hanno gioito, da Salvini a Emiliano, passando per la Brambilla o altri leader di Forza Italia, al finire, voglio dire, agli antagonisti dell'estrema sinistra. Quindi, secondo te, la lotta a difesa dell'ambiente e a difesa di nuove politiche energetiche non va intrapresa attraverso il referendum? No, ma non, questo è un altro paio di maniche. La lotta per, diciamo, creare in Italia un piano energetico alternativo, abbiamo anche il professore Iodice al telefono, sicuramente, voglio dire, poteva avere nel referendum un suo punto di partenza. Detto ciò, era un referendum comunque molto tecnico, che di fatto affrontava un problema sul quale già il governo aveva fatto del suo, e a mio avviso trovando un compromesso anche abbastanza, come dire, ragionevole, perché poi dall'altro lato ci sono anche quelli che hanno investito milioni di euro per fare queste piattaforme, e noi non possiamo pensare, voglio dire, di andare a non tener conto delle forze lavoro che ci sono su quelle piattaforme. Certo è, anche a me, diciamo, non va giù l'idea che queste concessioni possono essere date così sic et simpliciter, devono essere a mio avviso comunque rinegoziate, ma
non era questo referendum lo strumento per poter cambiare questa, questo tipo di legge. Sentiamo in questo modo. Prof, ci siete? Sì. Allora, stiamo parlando del referendum, qual è la sua opinione? Ha vinto l'astensione? Ha vinto il menefreghismo? Hanno sbagliato i referendari? Che cosa è successo? Guarda, innanzitutto io dico per onestà intellettuale che sono tra quelli che non è andato a votare, perché ritengo in partenza il quesito posto in maniera assolutamente impropria e fuorviante rispetto al discorso molto più ampio che è necessario al Paese per una seria, vera politica energetica. Stesso discorso che varrebbe per esempio per la politica industriale. Usare questa terminologia, mettere le trivelle contro il mare, le trivelle contro il paesaggio, le trivelle contro l'ambiente, la balneazione in modo particolare, è stato un modo per far sfuggire alcuni elettori che probabilmente per sensibilità culturale verso le grandi questioni dell'ambiente hanno ritenuto che fosse un quesito posto con forzatura rispetto alla vera materia ambientalista. E io rispetto i 14-15 milioni di elettori, li rispetto perché comunque hanno posto un problema che nel paese è cresciuta la crescita, è cresciuta una sensibilità ambientalista, come del resto è stato confermato da uno studio recente pubblicato non molto tempo fa dal Corriere della Sera, che ha registrato su basi scientifiche come il paese stia maturando. Però c'è da dire che questa sensibilità che è nella coscienza collettiva non riesce a trovare riscontro in soggettualità politiche e in progetti politici che siano di maggioranza o di opposizione, o trasversalmente di maggioranza e di opposizione. Basta dire che per esempio sulla nostra vicenda Terra dei Fuochi bisogna dire che è una questione anche ambientale, è una questione della salute, c'è stato un atto di imperio da parte del governo per metter fine anche con l'introduzione del reato ambientale, per metter fine ad una questione nostra che da 20 anni si trascinava mentre ancora Gentaglia sversava e occupava in maniera selvaggia il nostro territorio. Professore, detto questo, sì. Se poi vogliamo entrare anche nel merito, io ho seguito la vostra apertura che io condivido in larga massima quando si dice che chi non è andato al voto è probabilmente poco sensibile anche come coscienza istituzionale. Questo non è vero, perché quando l'istituto referendario è stato pensato alla Costituente, non a caso si è posto il limite del numero di cittadini che debbono sottoscrivere come presentatore una proposta referendaria, così come può essere previsto un numero di regioni. Questo significa che a monte si pone il problema che il cittadino che dovesse decidere di non andare al voto si riconosce anche all'astensione una qualità politica e un diritto di libertà alla pari di chi va a votare e poi decida di votare per il sì o per il no. Ovviamente. Professore, questo il suo però che la sua scelta astensionistica, prego, diciamo, è una scelta consapevole, però sì, interpreta allo stesso modo anche quello che vuole dire Marco Aragno, no? Lo dico pure agli amici che ci seguono oltre che da casa, anche su Facebook, sì, ne sono, diventano sempre di più in questo momento, e dice è bello, è quell'accusa che hanno fatto anche molti a me, che tra l'altro prof, vabbè, non perché sono stato tuo allievo, ma la penso proprio in maniera speculare come te, proprio se non ci siamo neanche mai sentiti in questi giorni, però è proprio, però a voi vi fa comodo mischiarvi con quell'altra grande parte della popolazione che comunque non va a votare perché gli può passare, voglio dire, anche il tram in casa, ma non se ne importa, no? Questo è quello che dice.
dicono, dicono scarsa sensibilità. Voi avete fatto gioco sulla scarsa sensibilità. Questa è quella è la domanda che poneva Marco. Ma sì, a quel si potrebbe anche replicare, per carità, sempre nel rispetto delle libertà di opzioni, che quando è stato posto il referendum, innanzitutto alcune regioni pensavano, i presidenti, di avere tutto il popolo della regione dietro, e considerando poi questo tasso fisiologico di astensione in Italia, che purtroppo va crescendo, e parlo di elezioni politiche, elezioni regionali, elezioni amministrative, allora si pensava che attraverso il discorso della trivella si potesse imporre, vuoi dire, una svolta cosiddetta, una svolta politica, mettendo il governo Renzi in minoranza, senza capire che cosa poi sarebbe andato a cadere, a finire. Se poi vediamo nel particolare, io recito così, insomma, parlo a memoria perché sono a telefono, se poi consideriamo le regioni più significativamente impegnate nel discorso delle concessioni degli impianti per il discorso del prelievo, diciamo, no? del gas e del petrolio, allora dobbiamo dire, per esempio, la Sicilia, che ha una serie di impianti in due province in modo particolare, e lì in Sicilia il tasso è stato abbastanza basso, ma mi pare che appena raggiunga il coefficiente di partecipazione di livello nazionale. Prof, la grande Emilia Romagna, le leggo un commento che ci è arrivato, le dice: siamo tutti bravi a commentare, a criticare, a dire questo no, questo sì, poi apatici al momento di essere attivi. Prendete esempio la Corea del Nord, che alle amministrative ha votato il 99,97%. Logicamente è un commento provocatore, ironico. La Corea del Nord. La domanda che poi le volevo fare, un po' più secca. Un più del paese di un grande dittatore, perché Corea del Sud. È sicuramente una battuta. La Corea del Nord, come tutti sanno, è una delle dittature più ferree che c'è in giro. Ma è una vittoria di Renzi o una sconfitta di Emiliano e degli altri leader referendari? No, ma guarda, io ripeto, Emiliano e altri presidenti hanno posto un problema, però secondo me è mal posto, perché quando c'è stata la legge di stabilità che era in itinere e poi è stata approvata, le regioni sono state ampiamente ascoltate, e sul punto che poi è stato dirimente per la scelta di porre l'unico quesito, l'unico problema che non era stato affrontato tra conferenza Stato-Regioni e regioni interessate all'energia con il governo, l'unico punto era su questo, e il governo aveva posto il problema della impossibilità sul piano, diciamo, dell'economia reale, dell'immediatezza, ad adottare una decisione drastica dalla sera alla mattina. Il problema era di verificare nuove concessioni nell'area, nella fascia delle 12 miglia della costa, ma non per quello che era già esistente, certo, perché sarebbe stato un danno economico rilevante. E non dimentichiamo anche che tutti i proventi, tutta la ricchezza prodotta da queste estrazioni finanzia l'energia rinnovabile, sulla quale l'Italia è in una condizione, diciamo, politicamente, economicamente e civilmente piuttosto avanzata sul piano europeo. Quindi interrompendo immediatamente questa produzione, improvvisamente, senza un progetto alternativo compiuto, avrebbe compromesso anche la ricaduta sulle energie rinnovabili. Questo mi sembrerebbe. Prof, vi fermo un attimo, sentiamo invece che cosa ne pensano i giulianesi di come è andato il referendum. Abbiamo raccolto un po' di commenti per strada con Francesco Mennillo. La gente ieri non è andata a votare, ovvero c'è stata una poca affluenza ai referendum sulle trivellazioni. Vediamo la gente che cosa ne pensa, perché sono stati in pochi ad andare alle urne. Perché purtroppo c'è un po' di menefreghismo, questo è. La gente non si rende conto di quanto è importante questa situazione. Perché così non si dovrebbe più andare a votare?
perché i politici servono soltanto quando vogliono i fatti loro, poi il resto non se ne fregano proprio della popolazione. E poi poca comunicazione, mio zio non sapeva niente, l'ho accompagnato io, insomma. Di cose serie, vorrei referendum chi fa, chi dice, non capisci neanche la gente che hanno avuto. Nessuno è andato a votare a Giuliano qua. 10-15 persone ogni seggio sono andate, quindi per me hanno fatto bene perché aumentano la disoccupazione così, perché l'Emna sul lavoro a mezzo e aumentano la disoccupazione, invece i 100 stanno 200 e allora... Chiunque avrebbe vinto avrebbero fatto sempre come dicono loro, quindi non c'è niente da fare. È vero che il referendum è una cosa bella, nel senso che è uno, fa parte di una democrazia diretta dal popolo, la... dal popolo, diciamo così, la possibilità di potersi esprimere. Ma quando un primo ministro, un presidente del Consiglio dice che non bisogna andare a votare, per me è una vergogna, perché non vuole far esprimere ai cittadini il loro pensiero. Questa volta ormai si risolve niente. Ma ci vuole prima per te, perché sta qui. Andiamo a cella per la crisi che c'è sta in Italia. Allora siamo a votare contro la disoccupazione. Quando è questa cosa qua? Ma fa Renzi, che sta a fare? Perché non se ne va? Perché si sono proprio scocciate di tutte le cose schifose e fedente che stanno facendo. Perché io penso che questo referendum sia un fallimento del governo, perché è una questione estremamente tecnica e non vede appunto eruditi i cittadini, la media in merito. E secondo me un buon governo non doveva affidare al popolo una decisione del genere. Sì, penso che non sia una questione di diritto costituzionale dove ognuno si può sentire libero e consapevole nella partecipazione. La gente si è scoglionata sinceramente. Non ne può più. Ma tanta disaffezione dalla politica e... Anche disinformazione. Anche un po' di disinformazione, no? Diciamo, era stato, no, prof, questo referendum un po' il paniere dove rinchiudere un po' tutti i malesseri dell'Italia. Certo. E d'altra parte, diciamo la verità, che dopo le elezioni europee, quando Renzi ebbe il successo che tutti conosciamo, e questo è la prima, è il primo banco di prova del governo, e naturalmente il malessere e il distacco dalla politica sono molto evidenti. E allora Renzi, da parte sua, ha detto che era mal posto il referendum così come è stato, diciamo, impostato dai proponenti. Dal suo punto di vista ha posto il coraggio, perché dicendo non andare significava mettere in luce le negatività contingenti. Prof, la sentiamo male. Io però vi ascolto. Vabbè, quello però, va bene, pronto? Sì, diciamo che Renzi ha mostrato un po' il suo, diciamo, come dire, il suo fisico rispetto, diciamo, a quello che poteva essere un colpo duro per il suo governo. E no, diciamo che è stato anche, come dire, nel suo stile, è stato anche un atto, come dire, spregiudicato e di furbizia, bisogna riconoscerlo, perché dicendo questo, cioè di non andare al voto, sapeva bene che avrebbe sulla sua linea coalizzato per una logica di mera contrapposizione strumentale tutte le opposizioni al governo. Però se poi andiamo a vedere i voti che sono usciti, quello lì, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, il grande professore, lui fa tutta una campagna, però poi i voti dove stanno? A Napoli lo stesso, Lettieri ha detto: io vado a votare in un certo modo, il sì, ma i voti non si riscontrano, come non si riscontra anche il consenso che avrebbe auspicato De Magistris, che ne ha fatto veramente, forse a differenza del primo, ne ha fatto una battaglia personale. E probabilmente, voglio dire, in questa circostanza hanno giocato tanti fattori, tante componenti, dissensi interni ai partiti, scomposizioni negli schieramenti, tentativi di ricomposizioni, per cui evidentemente io sono d'accordo quando Renzi dice che lui, che non c'è vincitore, semmai si sono tutelate alcune possibilità occupazionali in itinere, fermo restando che resta
il problema di una politica energetica. Allora io mi auguro che questo patrimonio di 14 milioni, 15 milioni circa di elettori possano trovare, lo dicevo prima, una soggettualità politica, anche un grande raggruppamento sociale, trasversale ai partiti, che si dia proprio costituzionalmente un modo di essere per uscire dalle secche dei singoli partiti, perché ormai ogni partito ha grossi problemi all'interno. Se trasversalmente riuscissero a trovare un denominatore comune da poter far valere non solo a livello di governo, a livello di Parlamento, ma anche rispetto all'Europa, perché pure con l'Europa ci sarebbe da fare un discorso molto serio, molto duro, molto severo, perché quando si parla di un piano occupazionale in Europa, che non è quello di Juncker, che è stato un fallimento, il piano occupazionale europeo deve passare per il piano energetico connesso a un piano industriale. Allora ecco, io vorrei che tutti quelli che si sono schierati per in un certo modo per far passare il referendum avessero la forza, e io sarei tra i primi a schierarmi su questo fronte, avessero la forza a imporre in maniera scientifica e politicamente seria, al di là delle casacche, delle appartenenze e degli schieramenti, per mettere un punto fermo su politica industriale e politica energetica, perché sono due settori dell'economia e della civiltà di un paese che non possono mai essere disgiunti. Ecco, questo mi sembra. Quindi, secondo il professore, sì, deve essere un altro soggetto politico al di fuori dei partiti. Prego? No. Quindi, secondo lei, deve essere un altro soggetto politico anche al di fuori dei partiti, che attraversi trasversalmente la società civile, bravo, che si faccia interprete di queste istanze. Sì, prof, però io le faccio l'ultima domanda, perché dobbiamo chiudere, che sta arrivando il TG. Sì. Ma diciamo, questi milioni di elettori che sono andati a votare al referendum, diciamo, erano un po' uniti dall'odio contro Renzi più che da una proposta concreta, o diciamo questo non è vero? No, secondo me ci sono due componenti. La prima componente può essere, diciamo, però in maniera minoritaria, può essere riconducibile a quello che dicevo prima, la coscienza ambientalista. Cioè, io avrei votato in maniera diversa, avrei votato per il sì, se il quesito fosse stato posto in maniera chiara e non tecnicistica. Non so se mi spiego. Allora, in questo caso, noi dovremmo spingere tutte le energie possibili, politicamente parlando, voglio dire centri studi, classe dirigente che non sia legata al mero profitto e al contingente, a svolgere un'azione forte e robusta su questo versante. Sul piano politico è stato molto evidente la strumentalità, perché se non fosse così, cioè se un grande presidente di regione come Emiliano e lui raggiunge poi il 40, per poco più 40, 41, 42%, sta a indicare che, come si dice che Renzi non è stato eletto dal popolo, che è un fatto improprio, perché poi fu eletto da primarie, insomma con milioni di persone, e lui è eletto dal popolo, però non c'è la regione alle spalle, perché altrimenti il quorum sarebbe dovuto essere molto, ma molto, molto, molto più ampio. L'Emilia Romagna, che va a una tradizione di grande partecipazione elettorale, abbiamo visto che il dato non è certamente improntente sul piano generale, eppure l'Emilia Romagna ha impianti di estrazione, e la costa romagnola certamente non ha nulla da invidiare ad altre coste. Prof, la dobbiamo salutare, che sta arrivando il TG, sono le 19.38, okay, c'è okay. La Cristina Liguori che scalpita, è sempre un grandissimo piacere averla con noi. Grazie a voi e complimenti. Grazie a voi. Un abbraccio, prof, ringraziamo il professor Antonio Iodice, grandissimo, grazie a voi, complimenti. Grandissimo commentatore politico. Marco, insomma.
Secondo me, nonostante le mezze mani che ce l'abbiamo sì, fatta, sì. Ti lascio cantando di una strofa di una canzone. Là che rimettiti la maglia, i tempi stanno per cambiare. Grazie a Franco tutti Battaglia. Per averci seguito. Arrivederci. Ci vediamo mercoledì con Parliamone. Avremo ospite in studio uno dei massimi esperti di brigantaggio, perché questo fine settimana a Giugliano ci sarà un grande evento dedicato proprio al sud e al meridionalismo. Ci vediamo mercoledì, domani Enzo Niola, ma adesso il TG Club con tutte le ultime notizie.